via, portami via, fammi andare in burla mia, anzi meglio in Algeria, Colombia, Bogotà. Ovo via, portami via, con puntelli in osteria. Il canto del gruppo No Ovo Via, recitato all'obelisco di Opicina dopo la condivisione di un testo, rende l'idea circa il sentimento di comunità da una parte e di contrarietà all'opera dall'altra, che il gruppo che ha aderito alla passeggiata di ieri, grosso modo 250 persone, ha voluto manifestare. L'iniziativa La Caminovia era in soldoni una passeggiata lungo quello che sarà il tracciato della Cabinovia e, se non esattamente allineato, almeno molto vicino alle aree che saranno oggetto di intervento per il passaggio dell'impianto. Zaino in spalla e scarpe comode, il gruppo si è trovato in Piazza Libertà per poi seguire un percorso che li ha visti attraversare Roiano, Scala Santa, l'obelisco, punto di ritrovo e di merenda, e via via i sentieri che conducono alle aree interne al Bosco Bovedo, dalla più semplice napoleonica alle stradine che la costeggiano ai sentieri in mezzo al bosco. Il gruppo, che vedeva in testa lo scrittore Luigi Nacci, si è fermato in più occasioni per discutere delle varie tematiche che riguardano l'impatto che la Cabinovia avrà verso la natura e il paesaggio, ma anche le argomentazioni che girano attorno alla mobilità urbana, le alternative, la funzionalità. Dalla radura del Bosco Bovedo poi il tutto si è concluso a Barcola. La Caminovia è stata un'iniziativa di coinvolgimento a cui hanno preso parte tanti cittadini e alcuni esponenti politici contrari all'opera. Nel giro di qualche settimana si avrà l'esito della decisione del Comitato dei Garanti deputati a dare o meno il via libera al quesito del referendum richiesto proprio dal Comitato No Ovo Via.